Ciao a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua per girare l'attesissimo video haul del Black Friday. Ho aspettato un po' prima di girarlo perché come sempre il mio shopping è stato più online che nei negozi fisici e quindi dovevo aspettare mi arrivassero tutti a casa. In realtà non sono ancora tutti, mancano forse uno o due pacchetti, uno di H&M e uno di ASOS, perché come sempre da ASOS li prendo tipo super spalzati, però poi più avanti sicuramente ve li inserirò in qualche modo, li vedrete. Comunque ho racimolato da davvero un bellissimo bottino, senza contare tutti i Funko che ho comprato, perché quelli vabbè non ve li faccio vedere visto che è un video beauty barra moda. Inizio facendovi vedere l'unica cosa che non ho acquistato io, però mi è stata inviata da Urban Decay e ci tenevo tantissimo a farvela vedere perché guardate che bella confezione. Aperto il pacchetto si presenta così con questa bellissima frase e poi abbiamo la palettina in questione che è la Heavy Metals. È qualcosa di stupendo come sempre per quanto riguarda il pack. Cerco di aprirvela anche se vedrete in questo video ho un ditino infortunato perché tagliando i pomodori me lo sono tagliato. Questa appunto è la palettina, ve l'ho già fatta vedere su Instagram, adesso scuserete il riflesso, i colori sono questi qua, qui quelli un po' più normali se così dire, e sopra invece abbiamo quelli un po' più pazzi, che è una nuova uscita, quindi se vi interessa potete anche farvi un regalino di Natale, perché no. Poi visto che ci siamo continuiamo con le cose make up. Su Sephora hanno fatto mi sembra il 25% su tutto il sito, però non era il Black Friday ma era il Cyber Monday, comunque fa lo stesso, più o meno quelli sono i giorni. Infatti con una folata, diciamo così, mi sono anche fatta il pacchettino regalo, ho comprato questa palettina di Huda che è la Move Obsession, ve l'ho anche già fatta vedere in un vlog dove la utilizzavo. I colori all'interno sono bellissimi, vi posso garantire hanno una scrivenza pazzesca, non sono chissà quanto particolari rispetto agli altri che già ho, però davvero mi è piaciuta un sacco la formulazione proprio che hanno. E questa palettina con 9 ombretti viene soltanto €29,90, infatti conto di prendere anche l'altra che si chiama Smoky Obsession forse, comunque ha tutti dei toni freddi marroni, quindi ve la straconsiglio, almeno questa qua che l'ho già provata. E con un altro ordine invece mi hanno addirittura dato il sacchettino come se fosse andata in negozio e ho preso sempre un prodotto Huda che volevo provare perché ne parlavano tutti un sacco bene e appunto io non li avevo mai provati, e sono i Liquid Matte, questi qua con questa confezione molto figa. Il colore che ho preso io è Icon ed è una sorta di rosso mattone molto molto bello, non ho ancora avuto modo di testarlo, l'ho soltanto swatchato così al volo e come stesura mi piace abbastanza, vi dirò più avanti. Il prezzo di questa non saprei dirvi bene, ma su Sephora.it eccetera trovate tutto quanto, mi pare intorno ai 20 euro comunque, non di meno. Poi ho voluto prendere una di queste invece tinte di Sephora che sapete a me piacciono tantissimo, vengono soltanto €10,90, sono una bomba e ho voluto provare la colorazione 23 che è una sorta di nude molto marroncino, abbastanza scuretta. E poi per diciamo finire, perché dovevo arrivare mi sembra a un certo budget, ho preso anche un po' di queste mie maschere che sapete io le utilizzo sempre, ne ho prese 3 per il viso, non avevo mai provato a parte questa che è quella alta e verde, poi ho voluto provare questa qui, dovrebbe essere all'alga, purificante e effetto detox, e poi questa qua perla che è illuminante, sono fissata con le maschere illuminanti ultimamente e con la skincare in generale, lo vedrete, quindi dovevo provarla. E poi sempre della linea alga ho voluto provare anche il patch contorno occhi. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticata di farvi vedere che mi hanno sempre inviato è questa palettina di NYX Professional Makeup Rome, che in realtà è un city set si chiamano, ci sono di diverse città e io ho la Londra e questa qui di Roma, le mie due città preferite. All'interno contiene un soft matte, 2 prodotti viso e 4 ombrettini. A tutte le ragazze di Roma l'hanno inviata ed è un pensiero super super carino, visto che credo sia l'unica città italiana di questa collezione. Poi ho fatto un ordine da Beautylish, questo qui non è stato fatto col Black Friday, ho preso praticamente 2 cose della nuova collezione natalizia di Jeffree Star che quando avevo visto nel suo video presentazione ho detto devo prendere almeno un pezzo, almeno una cosa, alla fine ne ho prese 2. Questo è il pacchettino, tra l'altro mi è arrivato oggi giusto giusto in tempo. Come potete notare qui abbiamo il pacchettino Beautylish per Jeffree Star, carino, sempre imballato benissimo. E ho preso appunto questi 2 prodottini. Uno è naturalmente una tinta, sapete sono le mie preferite in assoluto, e ho preso quella che oggi indosso, l'ho voluta provare subito. Come sempre non si sente sulle labbra, è di una morbidezza eccezionale, è no transfer. Tutto quello che potete pensare di positivo in una tinta ce l'hanno. A
adoro e ho voluto prendere questa qui che mi aveva un sacco colpito e si chiama Christmas Cookie. Ma adesso preparatevi perché vi faccio vedere il pack di questa collezione, che è una roba stratosfericamente bella. Cioè, cosa non è questo pack? Io non so voi, ma non sono una che si fa tanto comprare dal packaging, però questo dovevo prenderlo, cioè è proprio da collezione, è una cosa pazzesca. I glitter sono sotto la plastica del pack e sono tutti sfumati verso la scritta, verso il basso. Io sono rimasta senza parole, infatti quando l'ho visto ho fatto no, vabbè, questo non lo userò mai, cioè anche quando finirà magari non lo butterò. Volevo prendere anche un altro colore della collezione, ma era sold out, non mi ricordo se si chiama Medusa o qualcosa del genere, era una sorta di grigio molto freddo, molto scuro. E infatti ho preso al posto di quello uno scrub. Ho sempre voluto provare uno scrub di Jeffree, ce ne sono tantissimi, sia della collezione base, poi ne fa uscire ogni tanto qualcuno, e questo qui mi ha incuriosito tantissimo dal nome. Io non sono un amante del limone, però questo qua era troppo top. Vi faccio vedere, questa è la confezione, come vedete c'è un limone, dei biscotti, e infatti si chiama Lemon Icebox Cookies. Prima ho provato a sentire l'odore, ce l'ho aperto tipo mezzo secondo, volevo mangiarmelo. Anche la confezione di questa, super super glitterata, ve la faccio vedere un po' più da vicino. Vedete, è tutto il tappo così, con il loghetto olografico. Ma voi, se siete amanti dei biscotti al limone, dovete prenderlo, ha qualcosa di troppo natalizio, cioè ci ha azzeccato in pieno, almeno secondo me, con questa fragranza. Sa molto di biscotti al gingerbread con la cannella, quelli tipo di che avete presente nelle scatoline di latta. Poi vi lascio ASOS e Zara per ultimi, perché sono gli unici cose di abbigliamento che ho comprato. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso a Castelromano, vi ho anche vloggato quel giorno. Se non conoscete Castelromano, se non siete di Roma, magari non lo potete conoscere. È un outlet, un grandissimo centro commerciale dove appunto i prezzi sono più bassi di quelli normali, e in più erano anche ulteriormente scontati, quindi mi sono un po' data la pazza gioia. Adesso vedrete, mi sono un po' data le borse soprattutto. Passiamo dall'ossessione delle scarpe alle borse. Comunque vi faccio vedere questa cosa beauty che ho comprato da L'Oreal. Ero molto incuriosita da queste maschere, le avevo viste però non le ho mai prese, e quindi le ho volute prendere. Una è questa qui, che restringe i pori, abbastanza levigante, non le ho ancora provate come vedete, quindi anche di questo vi saprò dire. E l'altra che ho preso invece è questa qui, detossinante e illuminante. Entrambe le ho pagate 10 euro, e a prezzo diciamo pieno venivano 12,90 l'una. E poi eccoci qua al punto della lente, sono stata da Michael Kors. In realtà era già un paio di volte che andavo e vedevo questa borsa, o meglio questa fantasia. Poi quel giorno sono andata, c'era il 30% su tutto quello che già non era scontato, e in più alcune cose erano al 30 e al 50, quindi ho detto no, aspetta, qui non posso perdermelo, quindi ho preso una borsa che era al 50. Adesso vi dirò quant'era a prezzo pieno e quanto l'ho pagata, vi sentite male. E poi appunto al 30% ho preso un gadget, un portachiavi da abbinarci. Diciamo che questi sono tutti i miei autoregali di Natale, non contando i restanti che mi sono fatta durante l'anno, la busta che conteneva la borsa, e poi appunto questo è il portachiavi. Non so se c'è un codice, qualcosa, però ci sono scritti i pezzi. Prima veniva a 50 a prezzo pieno, vedete, 20, non so se si legge perché è piccolo piccolo, 29 euro è il prezzo dell'outlet, in più era il 30%, quindi l'ho pagata tipo 21 euro. E questo qui è il portachiavi con la scritta Kors, con tutti i glitter, argentato, perché con la borsa stava bene questo. E la borsa in questione, allora, a prezzo pieno, quindi senza essere outlet, senza sconti, veniva, sentite qua, 4,80, che tipo per una borsa io non li spenderei mai. Poi scontato ad outlet era 3,90, in più era 50, che dovrebbe fare più o meno 190-195 euro, e c'era un ulteriore sconto, quindi io l'ho pagata 165. E la borsa in questione è questa qui. Premetto già che non piacerà a nessuno forse, o al 30% di voi, però io la volevo da troppo tempo, una borsa così tipo effetto pitonato. E questa è la borsetta, la misura è media, è di quelle che porto io tutti i giorni, non è né troppo piccola né troppo grande. Qui sopra ha una maniglietta, però c'è anche la tracolla, all'interno è fatta
così, vedete, super spaziosa. Eccola qua, per me che mi vesto sempre abbastanza scura, secondo me gli dà quel tocco un po' glam e a me piace. Poi passiamo ad ASOS, ma prima vi racconto un'altra storiella che spiega uno degli acquisti di ASOS, perché uno dei giorni passati, adesso non mi ricordo quando, sono andata al centro commerciale e ho trovato questo cappellino di Bershka, che è un beanie rosso classico, così semplicissimo, scontato, mi sembra stava 10 euro, l'ho pagato forse 3,99, 2,99, quindi una cavolata. Però ho pensato, io non ho nulla di rosso con cui abbinarlo, a parte le scarpe, le warage, quelle non so se vi ricordate che avevo comprato in America, e quindi ho detto mi serve una borsa rossa. Su ASOS hanno messo per il Black Friday tutto al 20%, che secondo me è un ottimo sconto, e quindi ho approfittato, ho comprato un po' di roba, tra cui questa borsettina qui, appunto da abbinare con il cappellino, perché non avevo una borsa rossa, cioè non ho una borsa rossa. Fa sempre utile, è molto carina, molto elegante, vedete, ha questo effetto trapuntato, la catenella, poi ha la calamitina ed è fatta a cartellina, vedete, è abbastanza sottile, non è troppo ingombrante. Questa qui stava forse a 30 euro, io l'ho pagata 25, non mi ricordo, qualcosa del genere. Poi sempre passando alle borse, perché mi è preso così questo periodo, non lo so, avevo intravisto già un mesetto fa questa borsa, l'avevo messa tipo tra i preferiti di ASOS, poi con l'occasione del 20% mi sono detta ma sì, Ilaria, buttati, fai questa follia. Come vi ho ripetuto prima, io non sono tipo da borse costose, questa viene un po' in realtà, però appunto scontata era già fattibile, quindi l'ho presa perché mi piaceva troppo. È della linea Love Moschino, appunto di Moschino, che è la sezione un po' più abbordabile. Questa qui nera ormai è praticamente introvabile, io non so come ho fatto a trovarla su ASOS, perché appunto sul sito di Moschino, vari rivenditori, non ci sta, ci sono solo rosa e tipo gialla, quindi appena l'ho vista l'ho presa. Ha le rifiniture dorate, ma non è un dorato troppo pacchiano, è per questo che non mi dà fastidio. Nera così trapuntata, in realtà sembra piccola ma c'entra un bordello di roba, è un sacco bellina. Ha questa catenina poi che è sottile sottile, ve la potete mettere bella a tracolla, bella attillata. Mia madre ha acceso l'aspirapolvere, anche per andare in metro è perfetta, e quindi l'ho presa. Questa veniva sul sito di ASOS almeno a prezzo pieno sui 135, io l'ho pagata con il 20% 105 euro, più o meno. L'adoro, la sto mettendo tipo sempre. Poi vi faccio vedere qualche altra cazzatina, diciamo così, che ho comprato sempre con il fattore 20%. Ho preso questo porta passaporto di New Look, che è fatto tutto effetto marmo, dentro è di questo color pesca, è troppo carino. Visto che il mio porta passaporto fa cagare, cioè proprio bruttino, insignificante, ho preso questo e l'ho pagato tipo 4 euro. Poi mi serviva un mini portafoglio da avere appunto nelle borsettine così un po' più piccole, allora ho comprato questo qua super glitterato. L'unica pecca è che però sono dei glitter che si perdono, la toccate è un po' ruvida e poi vi rimane qualche glitterino, quindi non è proprio super comodo, però vabbè, non è che ce lo devi tenere in mano. Poi vi faccio vedere cosa ho comprato per quanto riguarda l'abbigliamento sempre su ASOS. Ho comprato questa sciarpa fatta così, è super morbida, super calda. Questa qui è effetto piede pull, che è la mia fantasia preferita in assoluto, però è nera e gialla, di questo giallo un po' spento che mi piace tantissimo. Anche questa io mi è tutta di nero, quindi ci sta bene. L'ho pagata anche questa col 20%, ho preso tutto col 20%. Ne ho comprata anche un'altra nera, però sono stata in montagna, l'ho usata, quindi adesso devo lavare, comunque è proprio basicissima. Anche quella l'ho pagata sui 15-16 euro. Poi ho comprato due paia di jeans, eccoli qua, uno un po' più chiaro e un po' più scuro. Questo chiaro in realtà non è di ASOS ma è di Mango, però lo rivendevano su ASOS, perché sul sito di Mango non li trovavo, quindi è stata anche questa un po' una fortuna. Sono fatti così e sotto diciamo che hanno una vaga forma a zampa, diciamo così, però non sono proprio a zampa perché sono leggermente più corti, quindi sono da portare tipo con gli stivaletti che vanno adesso, quelli effetto calza, quindi non vedo l'ora anche questi di provare. Sono molto carini perché sono comodi ma allo stesso tempo fanno una bella figura. Questi qui li ho pagati 13 euro, cioè raga, un cavolo. Poi ho comprato quest'altro paio che invece l'ho pagato 11 euro, capiamoci, che sono invece di un'altra marca, si chiama Riot, sono lavaggio più scuro, questi sono leggermente a vita alta e gli altri invece sono normali e hanno la particolarità di avere questo effetto sul fondo che a me piace tantissimo. E poi la cosa bellissima è che non sono troppo lunghi, quindi arrivano proprio
giusti giusti alla caviglia, mi piacciono davvero un sacco. Poi ho preso questo paio di simil leggings, perché in realtà è tipo un pantalone però con tessuto super elastico. Anche questi sono dei new look e sono fatti in questo modo. Allora, sopra sono normali, la particolarità sta giù, adesso mi vedrete tutta bianca con questa cosa nera, perché anche questi sono fatti tipo a zampa, hanno il fondo più largo. Volevo da un sacco un pantalone del genere, anche da mettere sotto le felpe. A me non piace stare con il sedere scoperto, con le cose aderenti, quindi in qualche modo dovrò ingegnarmi, però questi mi piacevano un sacco. Poi praticamente mercoledì, oggi è lunedì, vi ho detto tutto, c'è la festa, c'è anzi il 18esimo di Desiree, che sapete essere la mia best friend, e su Asos ne ho provati tantissimi di vestiti, non potete capire, me ne sono fatta arrivare due, non mi stavano bene, li ho dovuti rimandare indietro, quindi ho detto oddio panico, adesso cosa mi metto, e quindi mi sono dovuta ingegnare. Ho trovato questo, in realtà è molto bello, infatti non lo rimando indietro questo qua, perché sicuramente mi potrà essere utile in qualche altra occasione, quindi lo tengo. Questo costava 50, io l'ho pagato 40 e qualcosa, non so brava a fare i calcoli, quindi prendete così. Praticamente è di questo bordeaux con tutti dei disegni abbastanza etnici. La cosa bellissima è che ha le spalline così tipo tutte forellate, fiorato come motivo, e poi è bellissimo perché ha la vita stretta, tutte le balze sulla gonna, e almeno su di me, io sono alta quasi 1,70, arriva tranquillamente a coprire quasi il ginocchio. È una lunghezza che secondo me è molto portabile, a me piace molto. Poi ultima cosa, vi faccio vedere le cosettine di Zara. Puntavo questo giaccone da una vita intera, cioè non potete capire, è quello stile aviatore praticamente, c'è scritto quasi in tutti i siti, però con la pelliccia che fuoriesce dal collettino e dalle maniche. Non riuscivo a trovarlo da nessuna parte, infatti vi avevo chiesto anche a voi consiglio su Instagram, però alla fine poi l'ho trovato su Zara. A prezzo piano veniva 90 euro, fortunatamente col Black Friday l'hanno un po' scontato e l'ho pagato 75, che è sempre abbastanza, però per un giaccone fatto bene così è caldissimo, è veramente un prezzo buono. Naturalmente l'ho preso nero, anche se ci sta, mi sembra color crema, e un bordeaux, anche quello bellissimo, però sapete che il nero è il colore della mia anima, quindi ho dovuto prenderlo e sono felicissima, penso sia l'acquisto proprio dell'anno. Ho preso una M, così per darvi un po' indicazioni, e con i maglioni, quelli belli pesanti, sta bene. Veste largo, quindi se non vi piace l'effetto oversize non fa per voi, però è troppo bello. Adesso ve lo faccio vedere. Ah, vedete il pellicciotto così, poi ha qui la cinturona, dentro poi è tutto, vedete, fatto di questo pelo, e la cosa bellissima è che è anche sulle maniche, quindi io questo giacchetto lo amo. Poi sempre da Zara continuiamo, perché allora avevo preso altri due paia di pantaloni e un altro paio di scarpe, però le ho rimandate indietro perché non mi piacevano, quindi mi sono rimaste una, due, tre, quattro cose. Sono altre due paia di jeans. Uno è questo classico, fatto in questo modo, e la particolarità, se così dire, è che arriva alla caviglia e ha questi strappini così, però è molto molto basico. L'ho pagato tipo sui 15 euro. Ho comprato quest'altro paio di jeans che è troppo bello, e anche questo sui 15 euro l'ho pagato. È nero e ha questa banda, queste anzi due bande laterali, rosso e nero, quindi anche questo poi quando metto il cappellino, la borsa, ci sta divinamente. E poi scende abbastanza normale, dovrebbe avere gli strappi sulle ginocchia, questa è l'unica cosa che mi lascia perplessa, perché in realtà non mi arriva sulle ginocchia, però vabbè. Poi ultima cosa d'abbigliamento, ho preso questo che è una sorta di maglia vestito abbastanza lunga, arriva sopra le caviglie, quindi ha un'ottima lunghezza, fatto tipo a costine, mi piaceva tantissimo. Anche questo c'era in diverse colorazioni, veniva a 15 euro, l'ho pagato 11, ed è fatto così a maniche corta e poi va tutto giù 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 giù. In realtà anche questo veste abbastanza oversize, cioè non è di quelli super aderenti. Io ho preso sempre un M, potevo anche prendere un S e mi sarebbe stato aderente, però così secondo me boh, è più carino. E poi ultima cosa, ho comprato naturalmente un paio di scarpe, anche queste le puntavo da un po' di tempo, sono andate in sconto e le ho prese, le ho pagate 33, non mi ricordo quanto venissero a prezzo piano, sicuramente sui 40-50. Sono sempre di quelle fatte a calzino che vanno adesso, però invece di essere stivaletto col tacco
poco. Sono fatti tipo con la suola al carro armato, che io adoro, e hanno la punta lucida. E secondo me sono bellissimi anche in questo periodo che sta piovendo come non mai. Poi sapete che io ho il fettone perché porto il 40, quindi col fatto che ho la caviglia piccola e il fettone fanno un po' un effetto strano, però sono bellissime, cioè mi piacciono davvero un casino. Ho anche ordinato un altro paio di stivaletti che purtroppo con il Black Friday erano andati sold out, erano anche stati scontati, però non ho fatto in tempo a prenderli, quindi mi dovranno arrivare. Poi vi farò vedere appunto tutto quello che non c'è stato in questo, però che ho sempre comprato con gli sconti. Magari farò una seconda parte, non so come lo intitolerò. Comunque, se vi va di rimanere aggiornati, poi vi avvertirò sui social. Detto questo, io spero i miei acquisti vi siano piaciuti. Detto questo, io spero di non essermi scordata nulla delle cose che almeno ho qui. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.